Ascoltate. Che meraviglia! È Mozart. Ha un'allegria inconfondibile. Nel Settecento rivoluzionò la cultura musicale. Il XVIII secolo è un'epoca di grande cambiamento sotto molti punti di vista. Le scoperte scientifiche del Seicento avevano cambiato il modo di vedere le cose. Gli intellettuali sono oramai convinti che la storia dell'uomo sia volta verso il progresso, illuminata dalla luce della ragione. Nasce così l'illuminismo, un movimento di idee che sboccia in Inghilterra e che si sviluppa soprattutto in Francia, diffondendosi poi in tutta Europa. Gli illuministi credono nella scienza, nella tolleranza, nella libertà di pensiero e di espressione. Presso l'élite, cioè la parte più colta, più influente e spesso più ricca della società, è tutto un gran fermento di idee. Ci si incontrava nei caffè, che erano dei locali alla moda, o nei salotti delle signore della buona società. E si discuteva, si ascoltava musica, si leggevano libri e si facevano addirittura esperimenti scientifici. Ciao Lucia, Ciao Jacopo. per la parte del documentario che riguarda l'illuminismo, Stavo appunto parlando di illuminismo. io ho verificato su Wikipedia l'enciclopedia online e pensa, ho scoperto che la prima enciclopedia fu pubblicata proprio dagli illuministi tra il 1751 e il 1772. Comprendeva un po' di tutto: arte, tecnica, scienza, storia, letteratura. Un'impresa immane, curata dal filosofo Denis Diderot. E a questa impresa contribuirono anche i più importanti illuministi del tempo: Voltaire, Rousseau, D'Alembert. E quelli chi sono? Ah, sono i filosofi illuministi. Erano degli intellettuali incredibili e avevano le idee chiare anche sulla politica e sull'economia. I filosofi illuministi avevano opinioni diverse su quale fosse la migliore forma di governo, anche se tutti contrastavano la monarchia assoluta di tipo francese. Charles de Montesquieu prediligeva la monarchia costituzionale. Ferma, ferma, ferma. Monarchia costituzionale? È una forma di governo nella quale il potere del re è limitato da una carta costituzionale, come in Inghilterra. Ok, avanti. Per Rousseau, invece, la forma ideale di governo era la democrazia diretta. Cioè la forma di governo in cui il popolo decide tutto da sé senza delegare nessuno. Il filosofo Voltaire, al contrario, non aveva molta fiducia nel popolo, che giudicava ignorante, e per questo preferiva il dispotismo illuminato. Dispotismo? Scusi. Dicevo, dispotismo illuminato, cioè una monarchia assoluta, retta da un sovrano che nelle decisioni di governo si lascia guidare dalla luce della ragione e perciò è detto illuminato. Insomma, gli illuministi pensavano che tutto potesse essere studiato con rigore e metodo scientifico, anche la politica. Anche l'economia. Proprio in questo periodo nascono le moderne scienze economiche. Il più importante economista del tempo fu lo scozzese Adam Smith. Anche qui da noi, in Italia, le idee illuministe si diffusero. Due furono i centri più attivi del nostro paese, Napoli e Milano. Ed è proprio a Milano che sono andata a fare ricerche. Stamattina ho montato il video. Ve lo mostro. Guardate. Siamo in via Monte Napoleone, una delle più note vie milanesi, conosciuta per i numerosi negozi alla moda. Ma un tempo il nome di questa via era Contrada del Monte. E proprio lì, dove abitava lo studioso Pietro Verri, si riuniva il circolo degli intellettuali illuministi milanesi. Erano giovani uomini, poco più che ventenni, entusiasti di poter confrontare le proprie idee. Crearono un'associazione culturale, l'Accademia dei Pugni, e poi pubblicarono una rivista che chiamarono Il Caffè perché doveva avere sulla mente degli uomini gli stessi effetti stimolanti della bevanda. Insieme a Pietro Verri c'erano altri intellettuali molto importanti, tra i quali Cesare Beccaria, l'autore del saggio Dei delitti e delle pene, una delle opere più note dell'illuminismo italiano, in cui si critica l'uso della tortura e della pena di morte. Leggete.
Se dimostrerò non essere la pena di morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa della umanità. E così le idee illuministe contribuirono a cambiare in alcuni stati le leggi e i procedimenti giudiziari dell'epoca. Allora, che te ne pare? Molto bello. Quella dell'illuminismo è proprio un'epoca entusiasmante. Beh, in realtà fu anche un'epoca di scontri e di guerre. Ci furono tre grandi conflitti, detti guerre di successione, perché vennero combattute dagli stati europei per imporre i loro candidati sui troni di Spagna, Polonia e Austria. Con le guerre di successione, gli stati cercavano la supremazia in Europa. Dal 1756 al 1763 si scatenò una nuova sanguinosa guerra, detta dei Sette Anni, che interessò molte nazioni, sia in Europa che nelle colonie. Sullo stesso fronte combatterono Francia, Austria, Russia e più tardi la Spagna. Sull'altro fronte si coalizzarono l'Inghilterra e la Prussia, una potenza in grande ascesa, dotata di uno dei più forti eserciti d'Europa. Alla fine del conflitto, l'Inghilterra ampliò moltissimo il suo impero coloniale, ottenne il Canada, gran parte del Nord America e la Florida, e conquistò il predominio sui mari. La Prussia cominciò ad espandersi notevolmente nell'Europa centro-orientale.